Sotto subito di due gol, rischia una debacle come quella di Treviso, salva la situazione Robbiati, su due gol che ridanno dignità alla squadra e un punto prezioso in classifica. A Torre Annunziata il primo derby invece tra Bianchi e Granata finisce senza reti. Grande Lorieri al suo esordio tra i pali della Salernitana. Vedete il grande entusiasmo. Nel finale due palle gol clamorose, poteva essere la grande impresa delle Napoli. Andiamo subito a vedere il servizio con Gianfranco Coppola. Complicarsi la vita per il Napoli è diventata una strana esigenza. Dopo Treviso, ma soprattutto dopo Bari, ci si aspettava finalmente un Napoli attento. Il tempo di mettere assieme un po' di pensieri e Ternana già in vantaggio. Al sesto Teodorani dalla distanza metteva in evidenza un limite del pur bravo Bandieri. Il portiere soffre i tiri dalla distanza. Il gol a mo' di frustata seguito dall'infortunio a Goretti lasciava pensare ad un'altra domenica maledetta. Al diciottesimo poi Miccoli, un tipino che si è sentito nei primi minuti il sosia di Pelé, ha chiuso in gol un'azione manovrata con il giocatore del Napoli in pieno sonno. Tifosi azzurri più increduli che delusi, Guerini finto teso. Pensando alle proverbiali urla di Novellino nell'intervallo, i giocatori si sono subito dati la classica mossa. Oddo svocca e poi sbrizzo vicini al gol. Il piede di Lucci sulla linea di porta ad evitare che il pallone colpito dal giovane difensore finisse in rete. E al 33esimo ecco il gol della riscossa. Buona azione chiusa con un delizioso tocco col sinistro da Robbiati, ancora lui. Nella ripresa Novellino ha effettuato sostituzioni rivelatesi felici. Scapolo per Mora e Bordi e il tanque, il cararmato argentino per Lucenti. Due minuti dopo, al 15esimo, ecco il gol del pareggio. Turrini sa che è capace di tutto e tiene palla fino a liberare Robbiati al tiro. Stavolta Spadino batte col destro, imparabile per Balli. In campo c'è soprattutto il Napoli, che al 90esimo costruisce l'opportunità per la vittoria. Robbiati lancia svuocchi, il centravanti vede e serve Turrini, che ha però il cuore piccolo. E si vede soltanto che Lucci porta via la palla al giocatore più esperto. Il Napoli comunque in zona A, con un Robbiati ritrovato, il carattere finalmente anche fuori casa dei giorni migliori. Ora bisogna soltanto insistere. Novellino, questo pareggio le brucia, lei voleva i tre punti. Beh, devo dire che il primo quarto d'ora eravamo ancora a pensare dentro lo spogliatoio. Dopo la squadra ha sempre giocato e abbiamo preso due gol così. Poi abbiamo fatto sempre noi la partita. E niente, dispiace non vincerla, ma vinceremo un'altra volta. Tante le occasioni da gol sprecate. Sì, d'altronde capita, ma io dico sempre, fin quando le occasioni ci sono vuol dire che la squadra gioca. Lasciamo perdere il primo quarto d'ora, ma dopo abbiamo sempre fatto noi la partita. Tre partite in otto giorni, un gran ritmo, quindi come dice lei la squadra c'è. Grande squadra, oggi si è visto un grande Napoli.